Questa è una cosa inammissibile. Bisognava essere chiari da subito. Sono perfettamente d'accordo con lei. Comunque credo che l'ingegner Forti sia disponibile ad un confronto, anche se dubito che servirà qualcosa. Ingegner Forti, lei è stato investito di un ruolo molto delicato, garante del gruppo Ferri. Come sa, il gruppo sta vivendo forse la sua crisi peggiore. La prego, venga al punto. D'accordo. Non ritiene che questi suoi, chiamiamoli, non eccezionali precedenti possano contribuire ad affondarlo definitivamente? Mi sta chiedendo di rinunciare alla nomina? Ha paura per caso che io possa affossare il gruppo? Ma lei si è messo contro la Future Oil. Sì, è vero. È vero. Mi sono messo contro una delle multinazionali più potenti del mondo. E volete sapere perché? Perché io non mi faccio intimidire da nessuno. E questa cosa me l'ha insegnata Ettore Ferri. Rinunciando a quel denaro, ho evitato che installassero un gruppo di raffinerie in uno dei tratti di costa più belli del mondo e che oggi, grazie a Dio, è diventato parco marino protetto. Con un indotto turistico pari quasi alla metà degli investimenti che avrebbe offerto la stessa Future Oil. Se è vero quello che dice, si tratta pur sempre della metà. Ma forse per l'ingegner Forti è trascurabile la perdita di 100 milioni di dollari. E i danni causati alla salute? Quante cause sta affrontando la Future Oil per i danni causati dalle sue attività? Qualcuno di voi sa rispondermi? No, lo immaginavo. Allora permettetemi di citare un dato divulgato dalle più autorevoli riviste del settore. Si parla di almeno 10 volte quella cifra. Signori, chi inquina paga. E chi mi conosce sa bene che non intendo inquinare, tantomeno perdere denaro. Questo è tutto da verificare. Padrona di farlo. Quello che per me è importante è che i soci sappiano che io non sono qui per interessi personali, ma solo perché sono legato da un patto d'onore al presidente di questo gruppo, che è un mio grande amico. Se i soci non mi riterranno all'altezza del ruolo per cui Ettore Ferri mi ha indicato, io rassegnerò il mio incarico immediatamente nelle mani del giudice. E in caso contrario? In caso contrario sappiate che avete a che fare con un uomo che ha dei grandi valori e ai quali non intende rinunciare per nessun motivo. Questo è Massimo Forti. Se mi volete, io ci sono. Credo di aver finito. Non ho altro da aggiungere. Lei non fa il caso nostro, Forti. Noi abbiamo bisogno di un manager, non di un Don Quixote. Io non la penso così. Lei mi piace, Forti. Ha carattere. Grazie. Se ho imparato una cosa in tutti questi anni è che il coraggio viene sempre premiato. Lei ha il mio appoggio e invito i soci a fare altrettanto. Abbiamo bisogno di coraggio per tirarci fuori da questa situazione. Benvenuto, dottor Forti. Grazie. Benvenuto. Grazie. Invito i soci a riflettere, mi sembra una decisione assolutamente affrettata. Lasciamolo decidere a loro, signora Ferri. Anzi, mi pare che l'abbiano già deciso. Grazie. Buongiorno, arrivederci. Ciao Sabri. Allora, come vanno le cose? Solito movimento. Ah, ho ordinato le maschere all'argilla, erano finite. Bravo, hai fatto bene. Senti, non è che per caso hai visto Alessandro? Sai quel ragazzo che era come l'altro giorno? Sì, me lo ricordo benissimo. No, non l'ho visto purtroppo. Signorina, non è che facciamo troppi cattivi pensieri su di lui, Io li ho già fatti, però... Vabbè, ne parliamo dopo. Puoi occuparti della signora da fare una telefonata importante? Buongiorno, mi dica. Qualcosa di molto speziale. Pronto, Istituto San Giovanni? Sì, salve, senta, io sono Rosa Bianco. Avrei bisogno di parlare col direttore, per favore.
Grazie. Sì, direttore, salve, io sono Rosa Bianco, non so se si ricorda di me. Sono la figlia di Enrico, anche lui è stato direttore dell'istituto. Sì, bene, grazie. Lei? Senta, direttore, comunque io l'ho disturbata per un motivo. Avrei bisogno di incontrarla. È veramente una questione un po' delicata. Venerdì? Sì, sì, certo, va benissimo. Va bene, grazie ancora. Ah, mi saluti sua moglie. Arrivederci. Basta, mamma, dai, basta. No, voglio qualcosa di più importante. Per te. Niente. Guarda quanti ce ne sono, mamma. Guarda questo. Ce ne sarà qualcuno che va bene, no? Ti fidi o no di tua madre? Almeno in questo ci capirò qualcosa, spero. Senti, comunque non siamo obbligati a trovare qualche cosa qui. Possiamo andare in un altro negozio, se vuoi. Ma dai, figurati. È che non è il vestito il mio problema. Qual è? Gabriele. Hai visto anche tu con me, no? È strano, è diverso. Io non lo so più che cosa devo fare. Posso dirti quello che penso? Sì. Secondo me è un po' geloso. Può essere. È perché non a tutti gli uomini piace vedere la propria donna in vista. Tu pensi che sia questo? Sì. E tuo padre era così. Non lo so. Comunque prima o poi lo dobbiamo affrontare questo discorso. Però non adesso. Dopo la prima del film, adesso non ho energie. Sì, pronto. Ah, Giovanelli, lei. Sì, non ho ancora avuto tempo per interessarmene. La chiamerò appena ci saranno novità. Senta, se lei ha fretta, può anche cercarsi un altro avvocato. Va bene, come vuole, arrivederci. Vedo che anche tu sei nervosa. Ma è il solito rompiscatole. Allora fregatene. È quello che sto cercando di fare. Sei venuto a darmi una mano? No, mi dispiace. Non credo di poterti aiutare. Sono venuto soltanto perché se rimango a casa divento pazzo. Barbara se n'è andata. Sì. Mi ha chiesto di andare a Boston per un po'. Pensa che stare vicino a Fabio mi farebbe bene. Ma io non ci credo. Non credo più a niente, Gabriele. Ok, ho scelto questo. Questo? No, va bene quello. È elegante, semplice e giusto. Sei sicura? Sì. Cosa ne pensi? Penso che ha ragione, perfetto. Non ti preoccupare, farà una bellissima figura. Speriamo, se lo dite voi. Ascolta, io vado al bar a bermi una cosa, vieni con me. Verrei volentieri io. Posso, Laura? Vai. Anzi, mi portate un succo di frutta alla pera. Okay. Sì, d'accordo. Okay. Ciao, mamma. Ciao. Non ti preoccupare, che tua madre è più emozionata. Pronto? È ricevuta la cassetta. Sei proprio un bastardo. Che brutto tono. Dovresti essermi grata, no? Grata di cosa? Beh, per questa volta ho impedito che Francesca assistesse ai giochini erotici della mamma. Anche se non credo che si sarebbe scomposta così tanto. Che ha preso da te? Lascia Francesca fuori da questa storia, giuro che t'ammazzo. Tutto dipende da te. Che cosa vuoi? Si può sapere che cosa vuoi? Dimmelo una volta per tutte. Lo sai già. Sono contento che diventi comprensivo e ti richiamerò per dirti dove e quando. Allora, arrivederci, signora. Arrivederci. Presto. Allora? Notizie di Alessandro? Guarda, sarà il terzo messaggio che le mando. E? Niente, non mi risponde.
perché abbiamo avuto una discussione. Tu non lo conosci, ma lui è talmente testardo, non ha mezze misure. Dopo questa lite, chiamiamola così, lui ha preso e se n'è andato di casa. E tu ti senti in colpa? Ma certo che mi sento in colpa. Ma io gli voglio bene, non avevo nessuna intenzione di litigare con lui. Adesso vorrei fare pace e non so dove trovarlo. Ma dai, da qualche parte sarà possibile che non ti venga in mente, non so, un posto? Magari... Aspetta, che forse ho capito. Forse ho capito. Senti, Sabri, ti lascio da sola per un po', eh. Io faccio il prima possibile. Sì. Ciao. Ciao. Sì, l'udienza è fissata tra poco più di un mese. Almeno così mi ha garantito il giudice. Ma certo, stia tranquillo, non si preoccupi. Va bene, a presto. Arrivederci. Scusa, stavo cercando di tranquillizzare un cliente. La sua causa va avanti da ormai più di un anno. Senti, Giuliano, posso farti una proposta? Dimmi. Lo studio che aveva mio padre a New York è ora gestito da un suo socio, Patrick Lehman. E mi ha chiesto più volte se volevo andare da lui a continuare il lavoro di mio padre. Ma come ben sai, avevo altri progetti, allora... Non eri il solo. Giuliano, perché non ci vai tu? Ho parlato di te a Patrick e gli ho mandato il tuo curriculum. Sarebbe felice di averti con lui. Mi hai mandato il mio curriculum? Sì. Io non voglio vederti affondare. Sono un tuo amico e questa è l'unica idea che mi è venuta per aiutarti. Ok, magari non ti servirà a dimenticare, però ti aiuterà a pensare meno. Anche se volessi non posso lasciare di te. Ha bisogno di me. Io sono sicuro che lei sarebbe contenta se tu cercassi di reagire. E sarebbe la prima a dirti di andare. Pensaci, Giuliano. Ti farebbe bene andare via per un po'. Abbiamo finito questo e ti offro un caffè. Sarà vero. Guarda un po' quella. Se cosa ci farei un po' così? Guarda, è meglio che tu non lo dica neanche. Ah, è la tua fidanzata? Non lo sapevo. Ciao. Beh, che ci fai qua? Ti sei messa a seguirmi adesso? Tranquillo, non ti seguo. Anche perché credo che ormai tu sei grande abbastanza per decidere della tua vita. Se sono qua è soltanto perché devo parlarti.